5 anni fa sia a Roma che a Torino dissi che piuttosto che provare col PD che abbiamo già provato, fossi a Roma o a Torino voterei Raggi e voterei Appendino. Adesso potrebbe chiedere il favore indietro in caso di... No, non so se lo ridirei. Poi io da ministro ho lavorato bene con Chiara Appendino, eh. È una persona che stimo, secondo me è stata condannata in maniera folle, assurda, da imputato in un processo che comincia a breve, non dovrei dirlo, però condannare un sindaco per una disgrazia di piazza mi dice che c'è da cambiare la magistratura. E io con Chiara Appendino comunque ci ho lavorato, gli sgomberi del villaggio olimpico, abbiamo fatto tanti progetti, telecamere, poliziotti di quartiere, quindi non ho mai avuto un cattivo rapporto. Torino. Io penso che l'idea di città che la Lega e Paolo da Milano abbia in testa ci porti ai prossimi 30 anni. E non è solo le notti che abbiamo passato a Palazzo Chigi litigando con Conte, Di Maio e Toninelli sulla TAV, sarebbe stata una follia, perché io ricordo che oggi i lavori vanno avanti, io sono tornato a visitarli, però qualcuno avrebbe voluto chiudere il buco, lasci lì il buco sotto la galleria, veramente una cosa assurda e senza senso. Però sull'asse, ripeto, Genova-Milano-Torino, penso che il triangolo industriale possa tornare a essere il traino di tutta Italia, perché va bene il terziario, va bene il commercio, va bene l'agricoltura, va bene i servizi, però l'Italia ha bisogno di industria, l'Italia ha bisogno di industria, vuol dire che abbiamo bisogno di acciaio a Taranto come a Piombino, vuol dire che dobbiamo pagare l'energia elettrica di meno, e bene ha fatto il ministro Cingolani a parlare di ragionamento sul nucleare, perché io ricordo che siamo l'unico dei paesi del G8 senza energia nucleare, la Francia ha 58 centrali, noi compriamo l'energia dalla Francia, quindi Torino ha bisogno di energia, ha bisogno di green sostenibile. Non vedo l'ora che arrivi il 3 ottobre.